Bentornati su Starting Six, il nostro osservatorio sulla pallavolo che sta cominciando a emozionarsi e a appassionarsi alle gesta della nazionale femminile di Velasco alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un set con tanti troppi brividi, due con soli applausi e l'Italia va dove deve andare, cioè si qualifica per i quarti di finale alle Olimpiadi di Parigi. Le azzurre alla fine asfaltano l'Olanda senza lasciare nemmeno un set per strada e guadagnano l'accesso alla partita dei sogni, ai quarti di finale, prima ancora di contendersi con la Turchia di Santarelli il primato del girone e la posizione nella classifica combinata nell'ultima sfida del girone eliminatorio in programma domenica mattina alle 9. Tutto questo con Paolo Egonu in panchina per un calo di pressione improvviso che ha convinto il CT Velasco a lasciarla in panchina e a lanciare al debutto ai giochi da titolare la Ekaterina Antropova. Una premessa che nessuno si aspettava e che all'inizio ha lasciato stupito tutti, non meno di quell'avvio del primo parziale che sarebbe stato davvero molto preoccupante se non fosse stato seguito da quello che poi abbiamo visto tutti quanti. Pronti via ed è subito un disastro in ricezione con Caterina Bosetti che prende due ace diretti e uno in comproprietà con la De Gennaro, costringendo Velasco a cambiarla con la Giovannini che poi non lascerà più il campo. Ma in realtà era tutta l'Italia in stato confusionale, ancora in preda evidentemente di questa tensione olimpica che attanaglia le ragazze. Un esercizio difficile, quello di complicarsi la vita dopo una partenza decorosa con un 6-2 confortante, rovinato appunto da quel buco nero in ricezione superato dalle decisioni del CT. Ma lo stordimento generale è proseguito e nonostante gli altri tentativi di fuga, 13-10, 17-12, 21-19, le azzurre non sono mai riuscite a trovare veramente il ritmo e la continuità giusta, soprattutto con l'Antropova un po' fallosa. 14 errori in un set, battute comprese, le azzurre penso non le facessero da un ventennio. Un fardello pesante che costa l'aggancio degli olandesi sul 24 pari e che comunque le azzurre riescono a liberarsene dopo 5 set ball non sfruttati e riesce a portare a casa il primo parziale e di fatto tutta la partita sul 29-27, perché dall'inizio del secondo set entrano in campo le sorelle lucide, serene, aggressive e determinate di quelle viste nel primo. L'Antropova comincia a mettere a terra palloni su palloni, la Orro ad alternare i suoi palleggi verso l'opposta con veloce al centro e soprattutto dietro non cade più un pallone perché la triade De Gennaro, monumentale, Silla insostituibile, l'unica davvero sempre col coltello tra i denti e la baby esordiente Giovannini, entusiasta e reattivissima, alza una sorta di diga impenetrabile. E quella che segue è una sinfonia azzurra senza soluzione di continuità perché le olandesi non superano i 20 punti nel secondo come nel terzo set. Ritmo, continuità, manualità ed efficacia che vanno sicuramente messe sotto esame con avversari più forti ma che rappresentano una salutare e confortante boccata d'ossigeno dopo le paure con la Dominicana e le incertezze del primo set con l'Olanda. Vittoria che, nessuno ce lo toglie dalla testa, l'Italia ha fatto sembrare più facile di quello che poteva essere, come insegna del resto anche la rimonta con la quale la Turchia è riuscita a superare le Orange da 0-2 a 3-2, proprio per essere riuscita a sbloccarsi alzando di tanto il livello del proprio gioco. Alla fine la Antropova, al suo esordio appunto da titolare ai giochi, riesce a chiudere con un score pazzesco, 33 punti in soli 3-7, considerando anche l'incertezza del primo, sono davvero tanta roba. E aspettando l'ultima sfida con la Turchia e la relativa posizione finale nella classifica combinata, compreso anche l'avversaria dei quarti di finale, sapendo di aver raggiunto comunque già l'obiettivo di entrare tra le prime 8 ai giochi con due ragazze partite dalla panchina, è un modo davvero molto interessante per cominciare la seconda settimana delle Olimpiadi. Tutti la ricordano come Mamma Fast, perché su di lei sono state scritte pagine e pagine di giornali, esaltando le sue doti di centrale dal braccio velocissimo, con l'azione che l'ha resa famosa e il fatto di riuscire a conciliare il suo essere atleta di alto livello con il fatto naturale di essere madre. Ma Simona Gioli è stata qualcosa di più, di molto di più di Mamma Fast, una giocatrice decisamente completa e moderna che non sempre, anche a causa del suo carattere molto forte, è stata compresa appieno dai tecnici che si sono succeduti sulla banchina azzurra. Una centrale dalle qualità fisiche e tecniche davvero rare al punto che qualcuno le ha fatto fare anche l'opposta alla Gianni. Sa di fatto che lei in campo con la nazionale femminile ha raccolto il massimo, o quasi, Olimpiade a parte. Due ori europei, oltre a un bronzo e un argento, due ori in Coppa del Mondo e un Grand Champions Cup e un bronzo al Grand Prix, senza dimenticare i tre scudetti, le cinque Coppe Italia, le due Supercoppe, una Champions League e le tre Coppe CEV, oltre a uno scudetto e una Coppa in Russia. L'abbiamo coinvolta insieme a Consuelo Mangifesta della Lega Femminile nelle nostre chiacchierate olimpiche e come al solito ha dato spettacolo, scoppiettante, schietta, positiva. Ascoltiamola insieme. So che sei abbastanza impegnata col tuo lavoro e quindi ti sto rubando questi 15-20 minuti che mi auguro serviranno un po' per raccontare quello che ci auguriamo venga fuori, ossia dei retroscena della tua vita olimpica, no? Delle Olimpiadi che hai giocato, perché tu ne hai giocate due, se non vado errato. Sì, e... purtroppo sì, ecco, qualcuno lo sa. Purtroppo, allora io dovrei, cioè, sparisco, non ne ho fatta neanche uno. Vabbè, detto questo,
ne giocate due, e peraltro con delle grandi ambizioni che poi invece, insomma, si sono trasformate in delusioni, però questo ormai lo abbiamo già detto in tante circostanze, evitiamo di parlarne perché scurdamoci o passato, come si suol Sì, no, dire. per forza, per carità, che l'Olimpiade è sempre stato, no? Quella nota dolente della carriera per cui uno ci arriva e poi trac, succede sempre qualcosa, quindi ecco, però Sì, vabbè, ma l'importante. questo serve anche un po' per ricordare a chi questi sport li segue da lontano, no? E si limita semplicemente a vedere il risultato o il non risultato. Beh, Però certo. magari tutto quello che succede dietro, anche a 2 giorni dall'inizio di un'Olimpiade, magari in pochi lo sanno. E quindi è ovvio che, insomma, sarebbe bene che tutto filasse liscio, però molto spesso può Purtroppo capitare. le competizioni capitano in anni magari non troppo, chiamiamole fortunati, nel senso che ci sono particolari aspettative, però alla fine la squadra non gira come l'anno prima, per vari motivi che poi magari racconteremo, e questo ti porta magari ad affrontare una competizione come le Olimpiadi, non al massimo al 100%, perché negli sport di squadra bisogna funzionare proprio come delle macchine, no? Ed è un insieme di persone per cui possono succedere tanti episodi che poi portano a una poca serenità, tranquillità, o per forza non è detto che bisogna sempre vincere. Lo sport purtroppo è così ed è capitato sempre l'anno delle Olimpiadi, questo è stato. Io non te ne faccio altre domande su quelle due esperienze olimpiche, però ti chiedo, c'è una partita che avresti voluto rigiocare? Perché ovviamente da lì in poi probabilmente sarebbe che cambiato il corso della tua Olimpiade. Bah, guarda, è inutile che ci giriamo attorno. Diciamo che noi, almeno le mie 2 Olimpiadi, si sono svolti arrivando ai quarti, quei maledetti quarti dove una volta con gli Stati Uniti e una volta con la Corea hanno portato a una sconfitta che, tra virgolette, quelle sono le 2 partite che rigiocherei. Non perché penso che in quel momento eravamo più forti, ma sicuramente potevamo svolgere una partita decisamente diversa. Con gli Stati Uniti, che in quel momento erano Stati Uniti, che erano alla nostra portata di mano sicuramente, ma purtroppo eravamo noi che non eravamo al 100%, inutile girarci attorno, cioè non giravamo come le altre competizioni, e con la Corea ancora peggio, perché è stata proprio una partita, guarda, credimi, ricordo forse 3 momenti della partita, ho proprio resettata, perché è stata la non partita, perché la Corea era veramente decisa. Abbiamo perso contro una giocatrice, cioè rendiamoci conto, ecco, 6 contro 1 in un quarto di Olimpiadi, tu capisci bene che come atleta e come sportiva, e poi lo pensava anche tutta la squadra, l'amarezza lì è stata triplicata e ce la siamo portata, tuttora ce la portiamo, perché lì sicuramente sarebbe cambiata l'Olimpiadi. Non so perché, ma giusto quella parte, la classica partita torta, la giornata nera, mettila come vuoi, non lo so. Anche se non eravamo al massimo, però abbiamo giocato veramente una cosa male, Imbarazzante, imbarazzante, imbarazzante. Sì, perdere contro una, per carità, chapeau alla giocatrice contro la Kim, per carità, era una giocatrice fortissima. Eravamo sempre in 7 contro di lei, cioè voglio dire, niente, non tirava niente. Ecco, quella sicuramente è una di quelle partite che rigiocherei, altre. Sono sicura che se la gioco 100 volte, non, è impossibile che la rigiochiamo in quella maniera. probabilmente se la giochi pure oggi, alla tua età, che Sì, non è quella di allora, la vinci. con le stampelle a una gamba, molto probabilmente non in quella maniera. Questo sì. Ormai ci sto anche sopra, perché veramente se uno ci ripensa, è pazzesco. No, vabbè, certo, è così, però sì, anche chi ti ha preceduto ha detto la stessa identica cosa, cioè nel senso che ci sono quelle gare che partono male e finiscono peggio, c'è poco da fare e Però non noi riesci a... eravamo la squadra in quel momento, che sì, sicuramente, come ti ripeto, non eravamo, forse eravamo al 70% per varie vicissitudini capitate, ok? Però alcuni automatismi presi negli anni, eccetera, eccetera, anche nei momenti difficili, alla fine, non si sa, anche con le unghie, venivano fuori. In quella partita lì non c'era verso. Niente di niente, zero, completamente svuotate, non lo so, proprio, credimi, ricordo solo forse 2 episodi di quella partita. È come se quando stacchi la spina dici ok, è finita, cioè non ricordo, ho dimenticato, un vuoto di memoria.
Pensa a te. Amnesia totale, cioè praticamente. Quindi capisco Mamma mia. anche il tifoso quanto si possa essere incazzato in quel momento. Nel vederti così, cioè, io odio i tifosi che si incazzano quando le squadre giocano male, perché lo sport è fatto così, però lì aveva ragione, cioè, Oh, significato. la voce della Le verità, ragazzi, la voce della verità è la voce della verità. parolacce ci stavano in quel momento. Certo, cioè, Sì. assolutamente sì, Simo. Comunque, detto questo, vabbè, io vorrei però che tu mi ricordassi anche un momento bello. Ce l'hai un momento bello delle tue due Guarda, Olimpiadi? posso essere onesta. Talmente erano state vane le mie Olimpiadi per altre motivazioni gli anni precedenti, un problema al ginocchio, un anno con Bonita, insomma, vabbè, non raccontiamo tutti i vari episodi per cui le ho saltate. Forse è stato meglio anche così, perché quelle Olimpiadi, quanto mi ricordo, sono state veramente deleterie, ok? E criticate. Però al di fuori di quello, finalmente ero arrivata a raggiungere le Olimpiadi. Quindi, escluso il fatto che, sai, può succedere magari un altro infortunio prima della selezione degli atleti che vanno alle Olimpiadi e tutto, insomma, ero nel 2008 finalmente arrivata. Quindi, presente le bambine quando ti danno il borsone con l'abbigliamento, tu lo apri in camera, devi ancora partire, sei una bambina. La bambina di 5 anni sembra gli hanno regalato 100 Barbie da pettinare, non lo so. Cioè, le mie magliette erano come, non lo so, degli oracoli stesi nel letto. Guarda, dicevo, no, non ci credo, credimi. Già dal borsone consegnato, dovevo ancora arrivare, perché dovevo ancora proprio partire tutto. Già ero una bambina di 5 anni, mi sembrava, ho detto, non ci credo, succede qualcosa adesso. Cioè, la mia cosa era, adesso succede qualcosa per cui non è. Anche perché poi io ci sono arrivata, insomma, non ero giovanissima, per cui ecco, cioè, o ci Certo. arrivavo o rischiavo di non farle mai, quindi ecco. Anche perché poi Simo, scusa Consu, poi Simo è anche la regina delle superstizioni, dei riti propiziatori, quindi No, era. sì, no, ma poi in quel momento ho detto, stai a vedere che mo adesso l'allenamento mi succede qualcosa, una scavigliata, che ne so io. Però credimi, solo a toccare quelle magliette, vedere scritto Freddy e il borsone, così, una bambina, la bambina quando scarti i regali di Natale. E quella è stata una delle emozioni, sembrerà banale, però credimi, quello è stato il primo impatto alle Olimpiadi. E No, ma poi ci credo. quando cominciano a leggerti, mi ricordo che eravamo all'acquacetosi, in ritiro, prima di partire, ci leggevano un po' tutte le varie formule delle Olimpiadi, cosa dovevamo stare attenti, e questo e quest'altro, il no, no pubblicità, eccetera, eccetera. E cioè, io ascoltavo come una bambina, cioè, non mi sembrava vero. Poi non ti sto neanche a raccontare quando siamo entrate, facevi i controlli per entrare, insomma, tutto l'iter, entri nel villaggio, credimi. Cioè, ma veramente mi batteva il cuore, non mi sembrava proprio vero. Cioè, era l'emozione del villaggio, ti rendi proprio conto, cioè proprio delle bambine, dirti emozionate poco, non ti saprei dire una parola diversa. Quelli sono i momenti più belli, il villaggio, vedere insomma tutte le nazioni, le bandiere. Noi sfortunatamente, tra l'altro, quando hanno fatto l'apertura avevamo una partita a ridosso e non abbiamo partecipato, Mi e anche ricordo, mi ricordo. non abbiamo partecipato. Potevamo partecipare, forse giocavamo meglio i quarti se non dormivamo. No, perché adesso bisogna anche dirla tutta, mo gli orari, questo e questa. Io penso che comunque i primi 3 giorni al villaggio io non ho dormito. Ero talmente emozionata, in adrenalina, che il giorno ero rincoglionita, si può dire, lo so, è una brutta parola, perché non dormivo la notte. Cioè, non, ero Io talmente dalle tue parole, Simo, cioè, questo fa proprio veramente capire, cioè, che un atleta può aver vinto qualsiasi trofeo, cioè, può aver vinto decine e decine di partite consecutive, però immagino che veramente il clima olimpico sia una cosa. cosa, vai a giocare anche, non so, gli europei, i mondiali, no? Qualsiasi altra cosa, come si vinci, arrivi in albergo, sai, le trasferte, le valigie, ma il villaggio olimpico, quello proprio lì tocchi con mano le Olimpiadi.
Credo che da fuori non si possa percepire, ma per noi atlete, le Olimpiadi, soprattutto per sport di squadra come la pallavolo, sono l'apice, no? Per un atleta, per una squadra, parteciparci. Già il sacrificio dietro per arrivarci, perché non è che ti regalano il pass per le Olimpiadi. Quindi già Certo. conquistarlo c'è tutto un lavoro dietro pazzesco. Per cui quando poi entri nel villaggio, lì è fatta. Lì veramente. Incredibile, cioè cammini proprio Sì, a petto in senti una mano. regina, dici, ah, io sono qua, cioè, non conta più nessuno. Come si struttura la giornata di un atleta che deve giocarsi una partita molto importante alle 9 di mattina? Allora, se Cioè, bene ricordo, se bene ricordo, a parte che quando giochi alle 9 del mattino, io consiglio di dormire poco. Perché con tutto che fai il risveglio muscolare, ti svegli prima, a parte che se sono le prime due, talmente sarà l'adrenalina che penso che le atlete non dormiranno così tanto, dubito proprio fortemente. Però sicuramente ti svegli prestissimo, cerchi di fare un'attivazione molto veloce, anche con il cibo, insomma, bisogna stare attenti perché bisogna sì cibarsi, integrare sicuramente. Ma è non appesantirsi, sai, è quel colazione pranzo prepartita che non è proprio così facile. Ma alle 9 di mattina uno spago, diciamo che però è. sono tutte atlete strutturate, poi avranno sicuramente uno staff che le, insomma, gli dirà sicuramente sul da farsi, ecco, non L'altra penso. cosa che ti voglio chiedere, Simo, proprio per quanto siamo attenti noi italiani, ma ormai a livello mondiale un po' tutti all'alimentazione, no? Di come funziona, cioè nel senso, voi vi adeguate a quello che c'è nel villaggio olimpico da mangiare oppure c'è un. Guarda, lì era veramente dura, infatti, cioè, sì, sicuramente c'è questa grande mensa dove offre di tutto e per tutte le nazioni, quindi cibi anche differenti, però per dirti c'è anche il bar del McDonald's, c'era ad esempio quando l'ho fatto io, cioè puoi mangiare a tutte le ore e ti devo dire che non è che tutte proprio sono così attente, adesso non parlo di noi in generale, però ti posso assicurare che c'erano tanti atleti che magari rischiavano di ingrassare o comunque di mangiare. Perché trovi fritto, cioè trovi la qualunque, no? A tutte le ore. Potresti gettarti La diversi trippa, la atleti. trippa. Sì, no, potresti trovare di ogni e mangiare a tutte le ore, ecco. Poi sicuramente penso che se un atleta, insomma, ci tiene a quello che sta facendo, sicuramente non. Però, insomma, ecco, se vuoi puoi spaziare Non anche è con poco semplicissimo, sale. insomma. No, no. Se magari sei più giovane, sei ancora un po' esuberante così, non sei molto attenta, potresti effettivamente avere problemi. Sicuramente da questo punto di vista il vivere in un villaggio è meglio. Uno per orari, non perdi così tanto tempo ad uscire, ad entrare, tante cose, no? Perché ci sono i controlli, l'abbigliamento deve essere sempre preciso, dentro, fuori, insomma, c'è sempre un po' un caos. Se vivi fuori, ovviamente tanti piccoli passaggi così della vita d'atleta non li vivi, forse da questo punto di vista forse è meglio anche per rimanere concentrate, perché poi trovi tanti amici, ti fai tanti nuovi amici, ci sono leggende che raccontano che le Olimpiadi alla fine sembra che sia uno scambio di qualsiasi cosa, quindi ecco, no? Forse sono leggende, perché io non ho mai visto i grandi atleti che prima delle competizioni si scatenassero in altro che non nello sport, però si racconta che Qualcosa abbiamo sentito dire, qualcosa ecco. abbiamo sentito dire. Ascoltami, Simo, invece no, non vi è mai capitato durante le Olimpiadi di poter andare ad assistere a qualche altro evento? Oppure tutto Sì, quello che avete. no, poteva capitare. Io personalmente non ci sono stata, però ma forse gli orari che avevamo delle partite, perché ad esempio a Pechino alla fine gli allenamenti li facevi fuori, erano sempre le distanze molto lunghe. A Londra non abbiamo avuto tempo proprio per gli orari delle partite, perché tante volte è in concomitanza tra orari allenamenti e orari partite è difficile far capitare o avere tempo di, ti dico anche la verità, anche avere la voglia, nel senso fa sempre piacere ti fare andare a vedere il proprio sport preferito. Però alla fine sei lì per giocarti le partite, a meno che non perdi e rimani dentro, allora decidi, beh, la butti in festa e quello è un altro discorso, ecco. Però una domanda voglio farti, tipo, è capitato ovviamente, no, che alcuni tuoi
colleghi in altre discipline abbiano vinto degli ori sia nel Pechino 2008 che in Londra Certo. 2012. Al ritorno nel villaggio voi avete avuto modo di Fare i festeggiare? complimenti, certo, festeggiare, ma sì, è un onore perché alla fine si sta praticamente, siamo vicini di casa perché siamo tutti in queste palazzine e quindi tifi anche perché segui il risultato, segui la competizione, se poi, se non stai giocando ovviamente, e quindi è sempre un orgoglio incontrare, poter fare i complimenti e medaglia d'oro alle Olimpiadi. Che puoi fare, posso solo che festeggiare, ecco. E lì ti vengono anche i brividi, ti emozioni anche in quello, perché pensi, magari tocca anche a me, non dico una medaglia d'oro, magari il podio, non è stato così, però un po' sogni anche tu, no? Certo. Senti, Simo, invece tu la pallavolo di oggi, cioè, la nostra nazionale la segui, quindi conosci, Sì, la insomma, seguo. ovviamente. Allora, adesso ti faccio questa domanda, perché praticamente il prossimo avversario che affronterà l'Italia sarà la Turchia. Io no, pagherei di cifre anche molto importanti per vederti in campo contro la Karakurt. Sì, che ti fa venire il acido da menopausa proprio. Sì, c'hai ragione, però voglio dire, quella è la sua forza. Infatti, bisognerebbe, tra virgolette, essere molto indifferenti, perché alla fine è un'atleta molto discontinua, che se non calcolata e se non gli si dà adito di emergere con il suo show in campo, e poi si spegne. Quindi non è che Sì, e bisogna fare. soprattutto probabilmente è una giocatrice che prende fiducia nel corso del match se vede che le cose vanno bene. Se prende due o tre stampate, come le chiamiamo noi, no? È una Ma giocatrice che poi. lei tante volte si è anche ripresa, magari partiva male, se poi era trascinata da qualche show fisico, comunque un po' come io quando ero piccola e tu mi hai guardato male e soccorrete, capito? E sì, si scatena, no, quella cosa di sfida, invece se non va calcolata, io penso sempre che non vada calcolata, cioè non è lei la giocatrice che può far paura in una competizione, perché in altre partite diciamo che era l'altra che era spenta, che poi all'improvviso ha acceso la luce e ha fatto 1 contro 6, mi ricordo, forse un anno fa. Vargas nella finale del Ecco. mondiale. Fa meno show, cioè fa show con le sue compagne, fa bene, però non è una che vis-à-vis, ecco, non cerca lo scontro. Per cui penso che sia una. Io, guarda, mi preoccuperei meno di lei perché penso che in questo momento la Turchia, non nell'ultima, ma penso che era in una fase di rodaggio nella WNL, così non è quella la squadra. Penso che sì, ci si aspetta alle Olimpiadi, ovviamente, soprattutto perché ricordiamoci chi c'è in panchina, non perché sia, cioè, è un grandissimo allenatore sicuramente perché sta vincendo tutto. Quindi, se avevamo qualche dubbio, non gli si può dire niente e nessuna critica. E penso anche che le sue squadre cioè, siano sempre trasportate dal vincere, non si sa come lui riesca a trasmettere questa. Perché sulla carta, anche quando la Turchia ha vinto, non era così forte da medaglia d'oro. Per cui, evidentemente, hanno un allenatore, uno staff che tira fuori il meglio dalle atlete. Perché, ecco, quindi bisogna spaventarsi di quella squadra, compreso l'allenatore, compreso. Ecco. Certamente, certamente, ma io credo che ci sia una grande consapevolezza da parte dell'Italia, almeno tutti ce lo auguriamo, ecco, ma sono assolutamente quasi certa di rispetto per tutte le formazioni, quelle che sappiamo, insomma, che dovrebbero arrivare in fondo. Penso anche che dopo le esperienze che hanno vissute, anche se non erano sicuramente in un periodo felice tra di loro, penso che le sconfitte sicuramente hanno fatto emergere che insomma, devono avere rispetto di tutte le atlete. Questo sicuramente lo sanno benissimo perché ci hanno perso, quindi l'Olimpiade è un'altra storia, non è la WNL, non è proprio un'altra competizione, sta a sé. Bisogna anche ammettere ed essere sinceri, sulla carta l'Italia sicuramente ha degli elementi che non posso comparare con la Turchia. Io voglio essere presuntuosa in questo. Sono forti, la Turchia è forte come squadra, ha degli elementi sicuramente fortissimi, nulla da dire, però l'Italia, insomma, una spanna sopra c'è.
Guarda, io posso dire, parlo di te perché sei un ex centrale, a mio modesto parere l'Italia forse è quella con il reparto dei centrali più importante e più forte al mondo, perché Lubian, Farre e Danesi credo che nessuna nazionale ce l'abbia in questo momento. Sì, ma sicuramente hanno tre centrali fortissimi, hanno, vabbè, Egonu, no, è una giocatrice a parte, nel senso che non si può dire niente perché è fortissima, e poi hanno anche le bande, Silla è cresciuta molto, molto più equilibrata come giocatrice, e quindi questo è importante per la squadra. C'è una Bosetti che è un killer in tutti i fondamentali, soprattutto quelli dietro dove magari noi pecchiamo un pochettino di più. Libero, no comment, perché che gli si può dire? Cioè, che dobbiamo fare? Il palleggiatore non si può dire niente perché il suo gioco lo sa fare bene, poi con le attaccanti che si ritrova in tutti i reparti, non solo l'opposto, però voglio dire, c'ha dei grandissimi attaccanti anche al centro, per cui insomma, non si può ammettere che c'è una pedina mancante, forse magari, non lo so, che gli si può dire? Che abbiamo ragazzini un po' più giovani nel quadrato, fuori? Diciamo che ci sia forse un po' accorciata la panchina Sì, con questa Pietrini e Degradi. sicuramente, per carità, però insomma, che ne sai, magari questi giovani che sai, come si dice, quando si è giovani si è molto temerari, quindi quando si entra in campo magari ci si spara la partita della vita, non si sa nemmeno quello che si sta facendo, alla fine l'incoscienza delle giovani fa bene per quello, ecco. Mi piace proprio veramente la tua spinta, cioè la positività che hai, perché fondamentalmente, diciamo, Italia. la pensiamo tutti nello stesso modo, no? È che probabilmente abbiamo tutti un po' paura ad ammettere che questa squadra è veramente Io forte. penso che lo si faccia sia almeno se fossi io per scaramanzia, perché magari succede, sai, qualcosa di negativo prima che magari ti toglie qualche equilibrio che si è creato ora. E forse anche perché giustamente bisogna anche rimanere umili, però al di fuori di questo, insomma, le atlete sono quelle, quindi non è che si può dire no, sono forti, cioè c'è niente da fare. Esatto. Simo, io concludo con l'ultima domanda. Ti stai giocando una partita importantissima alle Olimpiadi PAL. Preferiresti chiuderla con una murata all'attaccante più importante avversario o con una tua fast che nel nostro immaginario è stata una roba fantastica che per anni ci ha fatto sognare, Guarda, che era telecomandata? posso essere simpatica. Mi piacerebbe chiudere l'ultimo punto di una partita importante delle Olimpiadi con un pallonetto in fast, perché non li ho mai saputi fare, ok? Quindi non sai quando togli qualcosa dal cappello che dici, ti faccio pure sto colpo, ok? Ecco, con questa soddisfazione, no, dai, a parte gli scherzi. Sicuramente murare l'attaccante di spicco dell'altra squadra e chiudere in bellezza una partita olimpiadi, beh, insomma, non lo so, è una dura lotta tra fast e muro, non lo so. Penso che per il numero sproporzionato di murate che hai dato tu in faccia alle giocatrici, e come, no? Perché secondo me Sì, forse era. quando ti frizzano le mani così, beh, tanta soddisfazione, sì. Dai, allora facciamo uno di questi auguri a una delle nostre centrali, che tutto questo magari non è successo a te, ma ci auguriamo che possa capitare a qualcun Io altro. faccio un grosso in bocca al lupo a tutte le giocatrici della nazionale, a tutti gli sport sicuramente, ma alla pallavolo perché penso che sia il momento giusto e l'anno giusto per sfatare questo mito delle Olimpiadi. Dico solo questo. Io vi saluto, vi abbraccio, Un grazie. abbraccio forte a te, in bocca al lupo per tutto e niente, e Grazie Forza anche a Italia. voi. Non ci manca, non ci resta di dire, Ciao Italia, forza, sempre e assolutamente. comunque. Sempre. Ciao Simo, Ciao. ciao Consu, grazie anche a te. Un abbraccio Ciao, collettivo. grazie a voi. Grazie, Ciao. grazie Simo. Ciao ciao. Ciao. Le azzurre Marta Menegatti e Valentina Gottardi sono state battute 2-0, 21-17 e 21-10 dalle brasiliane Anna Patricia Duda nell'ultimo match della Pool A del torneo olimpico di beach volley. In virtù della sconfitta, Marta e Valentina hanno chiuso al terzo posto del girone A e adesso dovranno attendere l'esito delle restanti gare della fase a gironi per sapere se dovranno passare dal Lucky Loser Match oppure accederanno direttamente agli ottavi di finale, eventualità molto difficile. Contro le forti brasiliane, Marta e Valentina nel primo set hanno retto fino
sull'8-9, poi le sudamericane sono scappate avanti 13-16 e hanno chiuso 21-17. Nel secondo invece la coppia azzurra ha dovuto subire ben presto il gioco delle avversarie 6-10 e le brasiliane non hanno avuto problemi a chiudere 21-10. Insomma, un percorso un po' complesso quello affrontato dalle azzurre ai giochi, visto le due sconfitte nella fase eliminatoria, con l'unico successo che le tiene comunque ancora in corsa. E cresce il rimpianto per quel terzo set con le spagnole nella prima sfida di Parigi, che avrebbe potuto avere un esito diverso. Ma nulla è ancora perduto. Un duello che si rinnova, il confronto tra due scuole, tra due movimenti che ormai da un quadriennio, questa stagione compresa, sono diventati, ovvero tornati ad essere punti di riferimento, ammesso che se ne fossero mai allontanati, il vertice più alto di uno sport che ha esteso non poco la geografia delle nazioni di qualità sotto rete, alla stregua di un livello tecnico sempre più alto. L'Italia-Polonia di domani sabato 3 agosto alle 17 non vale un mondiale come è capitato nel 2022 e nemmeno una finale europea come l'anno scorso. Piuttosto vale il predominio in classifica nel girone olimpico di Parigi 2024 e di conseguenza la posizione in classifica che poi stabilirà gli accoppiamenti dei quarti. Da questa edizione dei giochi infatti la formula per arrivare ai quarti di finale passa per una classifica combinata così composta. Ai quarti si qualificano le prime due dei tre gironi e le due migliori terze e le posizioni saranno così assegnate. Le vincitrici dei tre gruppi occuperanno le prime tre posizioni e a definire il piazzamento preciso saranno nell'ordine numero di vittorie, punti, quoziente 7 e quoziente punti. Le posizioni dalla quarta alla sesta saranno riservate alle seconde classificate stabilite sempre in base ai parametri precedenti. Settima e ottava piazza saranno invece occupate dalle due terze classificate. Ecco, se dovessimo definire la griglia degli accoppiamenti, prima contro ottava, seconda contro settima, terza contro sesta e quarta contro quinta, dopo le prime due partite dei tre gironi in base alla classifica attuale, l'Italia nei quarti dovrebbe affrontare di nuovo il Brasile. Alla Francia toccherebbe la Polonia, alla Slovenia la Germania e gli USA se la vedrebbero con il Giappone. Ma ovviamente manca a tutti la terza partita che definirà con esattezza il quadro. Nel caso degli azzurri, il duello rusticano con i rivali della Polonia tra i più accreditati per la corsa all'oro e al podio. Vincere significherebbe con tutta probabilità conservare il primo posto nella classifica combinata. Perdere ci farebbe sempre qualificare, ma scendere una posizione tra la quarta e la sesta. Insomma, siamo alla ricerca di un incrocio dei quarti più favorevole, anche se sarebbe più corretto dire meno duro, perché la verità è che in questo torneo olimpico può succedere davvero di tutto, visto il livello altissimo delle formazioni e del gioco al quale abbiamo assistito in queste prime 12 partite. Quindi alla fine fare calcoli serve davvero a poco, perché se la Francia e gli USA, e sarebbe sempre meglio evitarle, anche piegare squadre come Slovenia, Germania, lo stesso Canada, non sarebbe comunque esattamente una passeggiata. Detto questo, dopo il trionfo azzurro ai mondiali davanti ai tifosi polacchi nel 2022 e la vendetta appunto dei rivali dello scorso anno nella finale europea a Roma, Italia e Polonia quest'anno si sono incontrate solo nel terzo giro di qualificazione del VNL a Lubiana, quando De Giorgi, con la qualificazione già in tasca, decise di mandare a riposare i titolari e schierando i giovani delle seconde linee. E inevitabilmente in quell'occasione i polacchi ebbero vita facile vincendo 3-0 contro la squadra di De Giorgi, sfruttando anche la vena di Leon, Kurek oltre che di Fornal, che poi di fatto sono le tre punti di diamante della formazione allenata da Nicola Girbic, indimenticato protagonista del nostro campionato sia in campo che in panchina. Anche i polacchi sono riusciti a battere nel nostro girone i brasiliani, ma soffrendo molto di più di noi, rimontando da 1-0 e 2-1 per poi vincere al tie-break, segno di un equilibrio evidente. Questo per dire che fare un pronostico della sfida fra Italia e Polonia è davvero un esercizio impossibile. Deciderà alla fine chi riuscirà ad avere maggiore continuità in tutti i fondamentali, a cominciare dalla combinata servizio-ricezione. La realtà è che la strada per il sogno olimpico è ancora lunga e dura e passa necessariamente attraverso esami delicati come quello contro la Polonia. A volte ritornano e fa decisamente molto piacere ritrovarli sorridenti e positivi come sempre. Mirko Corsano, 50 anni, è uno di quelli che ha avuto il merito di traghettare la generazione dei fenomeni della pallavolo, trascinando la conoscenza e proprio la stessa eredità quasi genetica della prima esplosione del fenomeno pallavolo a quelle successive. Mirko infatti è il simbolo ideale, il ponte della continuità tra chi ha iniziato a vincere e chi ha continuato a vincere, il libero che ha unito generazioni diverse. Tre Olimpiadi fatte, due da giocatore e una da assistente tecnico, un bronzo vinto a Sydney 2000, il premio come miglior libero a Pechino 2008 e poi l'oro mondiale 1998, i tre ori all'argento europeo, i due ori alla World League e un bronzo alla Grand Champions Cup. Per non parlare delle sue 22 stagioni in campionato, 18 in A1 e 4 in A2, le 533 partite giocate, insomma una sorta di monumento del volley che ora fa il DS a Taranto. Lo abbiamo coinvolto per farci raccontare le sue esperienze olimpiche e confessare i suoi sogni per questa avventura a cinque cerchi che coinvolge il suo ex compagno, nonché amico corregionale come Fefe De Giorgi. Ascoltiamolo insieme. Bentornati ai Chiacchierate Olimpiche di Starting Six, che oggi ospitano un personaggio che ha pesato sulle sorti della nostra nazionale maschile di pallavolo, ha fatto la storia come tanti altri ragazzi giocatori
quindi do il benvenuto e lo ringrazio per aver partecipato e accettato al nostro invito a questa iniziativa, Mirko Corsano, libero e non solo libero, ripeto, di una nazionale che è nel cuore di tutti gli appassionati di pallavolo e non solo. Buongiorno Mirko. Buongiorno Pasquale, grazie per l'invito, un piacere di vederti. Piacere reciproco e vedo che il tempo passa, ma passa bene, quindi sono veramente contento di rivederti dopo Grazie. tanto tempo e di riascoltarti. Ecco, Mirko, noi stiamo facendo queste chiacchierate un po' per capire, per entrare un po' nel clima, nello spirito olimpico. Che effetto ti fa vedere amici, ex compagni, colleghi che sono lì, stanno vivendo questa con grande passione e intensità, immagino, questa esperienza olimpica? Molto particolare, intensa. Io seguo chiaramente in TV le partite, ma delle volte faccio anche fatica, perché poi mi medesimo un pochino nelle situazioni. C'è tensione, in campo riesce a sfogarla, quando sei dall'altra parte, quando sei soddisfatto davanti al televisore, non è facile, non è semplice, comunque sono molto partecipe, dunque soffro, si soffre, però come dicevo prima, immagino la soddisfazione che stanno provando i ragazzi, i tecnici, tutto il team, no? Nell'essere a un'Olimpiade, sempre qualcosa di speciale. Anche perché chi è stato di atleta di alto livello, chi ha partecipato alle Olimpiadi, vederle da lontano senza poter far nulla deve essere quasi una sorta di tortura, praticamente. Sì, è terribile. Poi io ho avuto la fortuna di viverla anche da assistente, no? Allenatore. Dunque, quando sei in campo, chiaramente c'è una tensione diversa, no? È una prospettiva diversa, però, come dicevo prima, e poi passa, e la possibilità di scaricarti, di sfogarti, di renderti anche utile, no? Magari cercando di portare il tuo. Ma quando sei fuori, a bordo campo, sei limitato, no? Arrivi fino a un certo punto, poi non dipende da te. Certo. Chiaramente questo è frustrante, dunque si soffre, Parecchio. basta, si tiene tutto dentro e poi dopo, vabbè, con la speranza, con l'auspicio che tutto possa andare bene. Una curiosità, ma le vedi da seduto o da in piedi le partite? Ma Perché passeggi. Dipende dal punto. dipende da questo mio modo è terribile, Mirko, raccontaci le vero? Sì, è. tue esperienze olimpiche, nelle quali comunque qualche soddisfazione te la sei presa anche tu, insomma. Che cosa è stata per te l'Olimpiade in assoluto, al netto del bronzo, no, di Sydney e del premio come miglior giocatore, miglior libero del 2008, no, di Pechino. Quindi al netto di quello, che esperienza hai vissuto? No, sono uniche. Io quando mi chiedono sempre di raccontare, di cercare di far capire cosa significhi, no? Partecipare a un'Olimpiade, è complicato. Perché è un torneo particolare, molto diverso dagli altri, no? Magari si può anche, delle volte, disputare un mondiale che a livello tecnico può anche essere superiore, ma l'emozione che si vive nel vivere un villaggio olimpico, avere la possibilità di essere in una mensa, sederti a fianco magari di trovarsi un Nadal, Federer della situazione, il Kobe Bryant, che veniva magari. Sono situazioni che poi uno racconta, cerca di trasmettere, però non sono così sicuro, no, che si possa poi arrivare a far capire effettivamente quello che si vive nella quotidianità al di là dell'aspetto professionale. Dunque è bellissimo, unico. Io ho avuto la fortuna di farne tre, dunque mi ritengo veramente molto fortunato. Mi auguro, insomma, che tanti, no? Non dico tutti perché non tutti possono avere la fortuna di, però mi auguro che chi ha la possibilità di farlo vedere, che se la goda veramente fino in fondo, dal primo giorno a 360. Ecco, raccontacele in sintesi un po' le tue esperienze olimpiche, Mirko. Beh, la prima non si dimentica mai, e poi ci siamo arrivati con una squadra molto forte, quello di sicuramente, no? L'Olanda mondiale, il europeo, le due World League. Che avevamo vinto anche quello lì, insomma, siamo arrivati da super favoriti, però purtroppo quel È torneo lì, andata quei come è 15 andata. giorni sono molto particolari. C'è stato chi non più bravo, si è dimostrato più bravo di noi in quella circostanza. Pazienza, bisogna anche saper riconoscere i meriti degli avversari, però le emozioni sono fortissime. L'arrivo e il fatto che siamo stati per 20 giorni in una cittadina vicino a Sibere. Prima di entrare al villaggio olimpico, la preparazione, gli spostamenti, quel gruppo comunque formato di persone che hanno voglia di fare bene sempre, no? Nella quotidianità, non solo in campo, nella partita, insomma, no? Nella voglia di crescere. E come dico sempre, ogni torneo per quella squadra è un'opportunità di vittoria, no? Si andava per cercare di vincere. Poi dopo, vabbè, Pechino ho sofferto un pochino dal punto di vista fisico, però erano già gli anni in cui magari ero un po' avanti, no? Con l'età pallavolistica, però insomma anche quella, peccato, peccato con un terzo semifinale, che secondo me si poteva
giocare meglio, pazienza. E poi Rio de Janeiro, dove siamo andati con una squadra che sembrava non dovesse avere molta vita, molto, un cammino molto lungo, e poi invece sono andati in finale, anche in quell'occasione, secondo me, è stata un'occasione persa. Col senno di poi non era un Brasile, no? Che abbiamo incontrato negli anni passati, non dico imbattibile, era comunque difficile da superare. Era un Brasile che aveva sì il supporto del pubblico di casa, ma era una squadra che si poteva, come avevo dimostrato nel girone eliminatorio, che si poteva comunque vincere. Però sì, il denominatore comune è entusiasmo, partecipare alle Olimpiadi, esperienze. Comunque, il signor Corsano, giusto per farvelo sapere, è un signore che ha vinto un mondiale nel 1998, 3 ore, un argento europeo, 2 Warrior World League, un bronzo a Grand Champions Cup. Quindi, vuol dire, e hai fatto anche la storia anche del campionato italiano, perché sei stato, a parte il record di presenze di Macerata, insomma, hai più di 500 presenze nel campionato italiano, cioè, qualcosa come 12 stagioni, 14 stagioni, insomma, hai fatto veramente un percorso lunghissimo. E la tua esperienza è veramente molto grande. Ecco, alla luce di questa esperienza, Mirko, come stai vedendo la nazionale di Fefe? Cioè, al netto delle due vittorie con Brasile, ovviamente quella d'Egitto che conta relativamente, e soprattutto in prospettiva poi della partita, quella, no, che farà un po' la differenza a seconda della posizione contro la Polonia, che è in programma sabato. Quindi dici, come la vedi la No, nazionale? io li vedo bene, li vedo bene perché comunque vedo un gruppo compatto, coeso, di ragazzi che vogliono stare insieme, stanno bene insieme, che hanno chiaro anche l'obiettivo che devono raggiungere. Il passato recente dimostra che è una squadra molto competitiva, perché negli ultimi anni comunque si è anche vinto. Io li vedo bene, poi come dicevi tu, lo diciamo magari non ad alta voce, no? Lo teniamo un pochino, cerchiamo di Bassissimo. essere un pochino scaramanti, anche perché conta relativamente questo aspetto, però io vedo una squadra che può arrivare più in fondo. Comunque il livello è molto molto alto. Io sto vedendo le partite come immagino te, il livello è altissimo e non so se conviene arrivare primo o secondo, perché No. l'impressione non conta nulla, cioè ogni quarto finale secondo me è già una finale. Mi Cioè, sono fatto un'idea. noi spesso si diceva dopo si preferisce avere un primo girone più leggero, meno impegnativo. Invece, secondo me, non è così. Se entri da subito nel clima con partite impegnative che ti mettono alla prova, che ti mettono anche in difficoltà, perché poi ci sta di andare in difficoltà. Se ti fai subito, no, il callo, come si può dire, alle difficoltà, riuscire. Poi, quando si tratta di giocare dentro fuori, sei pronto, sei preparato. Comunque, dal suo punto di vista, poi chi sarà vedremo, ma sono anche gli altri a preoccuparsi di incontrare l'Italia, perché noi Certo, dobbiamo sempre vedere, no? Dalla parte nostra, la preoccupazione. Secondo me, dall'altra parte, non sono felici per la nostra subito quarti di finale. Comunque, bisogna essere fiduciosi e sperare che insomma, si possa arrivare là dove tutti quanti vogliamo che arrivi. si arrivi. Senti, qual è la squadra che ti fa, dal punto di vista tecnico, fisico, caratteriale, quella che ti fa un pochino più paura, sempre, no, in un'ottica avanzata, mettiamola così. Ah, se guardo agli ultimi risultati, alle ultime stagioni, la Polonia è stata la squadra che abbiamo incontrato spesso in momenti decisivi. Ho visto bene gli Stati Uniti, anche se secondo me si possono giocare. La Francia, qualità, talento, gli ultimi anni di difficoltà per giocare in casa. No, quella spinta potrebbe essere importante. Io ricordo l'Europeo del 2005 a Roma. Non eravamo probabilmente la squadra, no? Forse più forte sulla ai nastri di partenza, all'inizio, però poi dopo stava facendo con la fiducia, con l'entusiasmo, con l'ambiente che si è andato a creare, poi le difficoltà tutti insieme si riescono a superare. Brasile non mi pare, secondo me, all'altezza di queste prime squadre, sono queste, gli Stati Uniti, Polonia, Italia, Francia, poi magari Anche accadrà mi qualcosa. infastidisce molto la Slovenia, cioè, la Slovenia è Sì, una è vero, 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 una squadra che squadra ha comunque un fastidiosa, sì. molto Bravo fastidio. allenatore, secondo me, un allenatore che comunque conosce la pallavolo, che ho avuto modo di parlarci con lui, è uno che sono a modo molto educato. Sì, possono essere una mina vagante, però hanno talenti, giocatori esperti, no? Che sono da anni che giocano a alto livello. Sì, anche la Slovenia può essere una squadra che può sorprendere. Senti, intanto invece nello specifico del tuo ruolo, no? Come, a parte se
Se dovessi fare un confronto con la persona che occupa il tuo ruolo in questo momento, con Balassa, cioè come vedi anche l'evoluzione stessa del ruolo in questi anni rispetto ai tuoi anni, ammesso che si sia evoluto, eh? Sì, però poi di fondo ci sono sempre le qualità del singolo. Alla fine giocare 10 anni fa, 15 anni fa, giocare adesso, non è la qualità. Va bene l'evoluzione del gioco, ma anche nei tempi bisogna essere bravi, non solo in ricezione, ma anche in difesa, Certo. o non avere la qualità nel secondo tocco quando magari le ricezioni non erano precise, il valore che chiedeva magari, no? Di essere di aiuto in determinate situazioni. Il carisma, la leadership, o ce l'hai o non ce l'hai, o devi averla anche. Gli anni scorsi difficile fare, no? Ma non credo che si parla forse di una pallavolo più fisica, sì. Qualche anno fa forse era più tecnica, io ho avuto la fortuna di vivere tutte e due, no? Le Certo. varie situazioni, le varie caratteristiche del gioco, però non vedo poi dopo, se uno è bravo ci sta anche, Bravo, bravo. le qualità ci stanno, si adatta facilmente ai cambiamenti. C'è qualche libro che ti colpisce in particolare nelle 12 squadre alle Olimpiadi che ti ha colpito? Ma i due che più negli ultimi anni mi hanno colpito sono Drevenikov e Satoshi, no? Sono stati quelli che forse hanno dominato la scena in maniera, nel ruolo in maniera più determinante, no? Che hanno lasciato un pochino. Sì. Però anche noi ci difendiamo come scuola di liberi, insomma. Poi c'è un ragazzino, Balase Bravo, anche Laurenzano, un ragazzo che ha qualità. Io ho avuto il piacere di lavorarci un anno con lui, molto giovane, però nel Bagger si vede che ha una qualità. Eccellente, lo vedi subito, no? Quando uno è capace, che ha il talento, che quando madre natura ti dona di quelle caratteristiche che il lavoro non ti potrà mai dare. Dunque, noi siamo coperti bene, noi abbiamo degli interpreti di altri. Ti chiudiamo questa chiacchierata parlando un attimo del progetto attuale al quale stai lavorando, no? Con la società con la quale lavori, insomma, che è Taranto. Cioè, avete un bel progetto e fra l'altro hai riunito un sacco di amici, cioè, oltre che di Sì, ottimi quest'anno professionisti. Non sono solo amici, sì, sono no, professionisti, ovviamente. infatti la scelta è stata fatta innanzitutto perché li riteniamo all'altezza, no, del ruolo, perché riteniamo sia Dante che Samuele dei ragazzi molto preparati e soprattutto desiderosi, no, di mettersi alla prova con la Superlega, con questo nuovo ruolo che ricoprono. Dunque, io non sono fiducioso, sono sicuro che abbiamo fatto la scelta giusta. Poi chiaramente entrano in ballo tanti aspetti. Dunque sono felicissimo di ritrovarlo perché sono soprattutto amici con i quali ho condiviso parte della mia esperienza valoristica. Non vedo l'ora di riabbracciarmi. Senti, secondo te Taranto quest'anno che tipo di ambizioni, progetti può portare avanti? Si dovrà pensare solo a salvarsi oppure secondo te c'è la possibilità, l'opportunità di fare un salto avanti, guardare un pochino più su, o è ancora Mi presto? piacerebbe dirti, guarda, che la volontà o l'obiettivo è quello di poi riscontrarti con la dura realtà. Fare sport in questo momento storico in Italia, in particolar modo la città di Taranto, non è facile. Dunque, bisogna soltanto che veramente ringraziare e anche ammirare l'impegno della proprietà, non è avere questa costanza, questo entusiasmo, perché non è semplice. Non è semplice, io mi rendo conto adesso che sono dall'altra parte, perché quando tu giochi poi alla fine hai tante responsabilità, hai tante, Certo. verso te stesso, verso i tuoi compagni, verso lo staff tecnico, tifosi, società. Però quando sei dall'altra parte ti rendi conto delle difficoltà oggettive che ci sono nel cercare di fare una squadra. Noi siamo l'unica squadra che ha il 100% sì, tolta poi Cisterna, no? Grotta Azzurrina, diciamo che in quella realtà ci sono molte forze più importanti di noi che non riescono ad avere una squadra in Superlega. Noi fortunatamente siamo lì da possono avere il quarto consecutivo. Dunque ci piacerebbe fare un passettino in avanti, ma è Complicato. quasi impossibile, quindi è complicato. Dunque l'obiettivo è quello di conservare la categoria. Quindi mi auguro che in futuro ci possa essere la possibilità di aggiungere qualcosina. Ma adesso Certo. dobbiamo andare avanti con la forza delle idee, con la scelta di un allenatore giovane, ma secondo me, come dicevo prima, molto capace, può veramente aggiungere qualcosa di nuovo. E con questo cercare poi magari ci sarà qualcuno che il campionato non l'affronterà in maniera giusta, che magari no, verrà meno quelli che sono gli obiettivi per questa stagione, che speriamo possa essere con noi nel marasma della salvezza. Noi magari fare qualcosina in più e speriamo di venirci.
Senti, tu con Fefe condividi non solo la corregionalità, ma proprio quasi delle radici, perché a Ugento voi siete cresciuti tutti e due, se non mi ricordo male, no? Che messaggio gli vuoi lasciare prima della partita con la Polonia? Perché abbiamo vissuto delle esperienze uniche, perché poi partivamo, io dove cerco, passavo a prendere due scontate, andavo in aeroporto, andavo all'aereo, andavo a destinazione, ritorno, stessa cosa, le due volte ci chiedevano l'aeroporto a Primi Smith, scendevo la scendevo a Bari. Nel frattempo cosa facciamo? Torniamo a fare la cena di pesce magari a Polignano. Certo. Ogni volta questi viaggi Era sapevamo quando un'avventura, partivamo, ma poi dopo sapevamo quando quando si veniva tornava. rientrato. Poi lì siamo spezzati, avevo altri 100 chilometri da casa mia, l'esperienza poi in campo, in trasferta, in hotel. Poi l'ho avuto come allenatore per 5 anni alla Roma, quindi abbiamo visto varie fasi, no? Della nostra vita professionale, che ci legano, questo è abbastanza chiaro e palese, no? Certo. Che Ma saremo legati per sempre. vi Sì, noi scrivete? abbiamo, al di là della chat comunque, no? Che abbiamo della Fondazione del Secolo, dove capita di farci ogni periodo, e poi quando viene a sentire Mirko della Resa dei Colini. Sì, dai, c'è sempre un buon rapporto, insomma, di grande rispetto e sintonia. Auguriamogli a lui e a tutta la nazionale le migliori fortune e ci fermiamo qua. Io ringrazio te ancora per la disponibilità e la cortesia che hai avuto ad accettare il nostro invito e ti auguro anche a te tutte le migliori fortune perché la stagione subito dopo diciamo che riparte e non Sì, sarà una passeggiata di siamo salute. prossimi. Alla prossima, Grazie, grazie. grazie ancora Mirko, grazie ancora. Grazie a A voi, piacere. Alla presto, domanda. grazie. Spettacolo Italia anche nel beach volley con la grandissima prestazione della coppia azzurra formata da Paolo Nicolai e Samuele Cottafava che hanno battuto 2-0, 24-22 e 21-17 gli svedesi Oman Helbig, coppia numero 1 del ranking mondiale e tra i favoriti per l'oro olimpico. I ragazzi di Simone Di Tommaso, grazie a questo importantissimo successo, si sono garantiti l'accesso diretto agli ottavi di finale del torneo a 5 cerchi. Una partita condotta magistralmente da Paolo e Samuele, bravi a imporre il proprio ritmo e a tenere sempre sotto pressione i fortissimi svedesi. Nel primo set il confronto è stato equilibratissimo e con molte azioni spettacolari. La coppia scandinava ha tentato di allungare sul 15-17, ma la risposta italiana non è tardata ad arrivare. 17-17 per poi firmare il break decisivo. Nel finale Paolo e Samuele hanno avuto tre set point, tutti annullati da Oman Helbig, che però si sono dovuti arrendere al quarto con la formazione azzurra che ha sigillato il parziale ai vantaggi 24-22. Equilibrio iniziale anche nel secondo set, almeno fino al 9-8. Poi gli azzurri hanno progressivamente allungato e da 11-9 sono andati sul 16-11, grazie ad una qualità di gioco davvero elevata che ha stroncato gli svedesi fino al 21-17, con il quale si sono garantiti gli ottavi di finale. Brutto finale di Olimpiade invece per l'altra coppia azzurra formata da Alex Ranghieri e Adrian Carambula, che con la doppia sconfitta nelle altre due sfide del girone eliminatorio è stata eliminata per peggior quoziente punti dal torneo olimpico, con molti rimpianti dopo il successo nella sfida di esordio. Il primo KO era praticamente inevitabile, visto che è arrivato contro i campioni olimpici in carica e numero 2 del tabellone di Parigi, i norvegesi Mål Sørum. Una partita senza storia finita 2-0, 21-12, 21-15, nella quale i norvegesi hanno dimostrato la propria superiorità in entrambi i set, anche se gli azzurri non sono mai riusciti a esprimere il proprio miglior gioco, mettendo in mostra invece un nervosismo che certo non ha favorito la coesione della coppia. Poi, purtroppo, gli azzurri si sono arresi anche ai fratelli cileni Grimalt nell'ultima sfida, anche questo un 2-0 netto con un primo set giocato male e terminato sul 21-15 e un secondo a inseguire con Ranghieri Carambula che comunque hanno avuto anche l'opportunità di recuperare portandosi sul teorico pareggio con due set ball non sfruttati prima di cedere i vantaggi 22-20. Appuntamento a martedì prossimo, sempre su Starting Six, per vivere la fase più emozionante della manifestazione olimpica, quella di eliminazione diretta, quella che porta dritto verso i sogni.